sempre interessante parlare di architettura, di case, di edifici. La casa dovrebbe essere il posto in cui ti rifugi, magari invece quando vediamo gli eventi naturali a carattere catastrofico è il posto da cui scappi. Dunque questa è la prima considerazione. Poi dovrebbe essere sostenibile, ma anche qui c'è una certa discussione, perché che significa sostenibile oggi? Un pianeta con 7 miliardi di abitanti riesce ad avere attività sostenibili? Forse no, però questi tentativi contano, cioè fare in modo che il materiale che usiamo e il tipo di energia che si utilizza o si conserva in casa siano in accordo con un pianeta così affollato, con persone che vogliono così tanto da mezzi fisici che rimangono quelli. Ecco un po' il punto che è uscito fuori oggi, è proprio quello. Riusciamo forse a fare città sostenibili? Lo possiamo imparare dal passato. In Italia, per esempio, Matera o le città rinascimentali. Se però vogliamo che anche la città del futuro sia davvero sostenibile, ecco, forse dovremmo cambiare qualche cosa nelle nostre abitudini e nei nostri stili di vita, prima ancora che abitare in un luogo che naturalmente ci favorisce se corrisponde a questi requisiti.